E a te, a tutti ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Allora ragazzi, qualcuno di voi sotto lo scorso episodio mi ha scritto che forse questo sarebbe stato l'ultimo episodio di questa serie. Ovviamente non posso esserne sicura al 100%, in ogni caso ragazzi, fosse il penultimo o l'ultimo, mi raccomando, vedete di sfondare di mi piace questo video per onorare questa meravigliosa serie. E quindi, signore e signori, eccoci qua di ritorno dopo un'eternità. Io come sempre vi chiedo scusa per le pause che ci sono state nel frattempo, ma questo non ci impedisce di portare ancora nel nostro cuore questa storia. Ormai siamo vicini alla fine e già solo questa idea, vi dirò sinceramente ragazzi, mi fa venire quella tipica malinconia che viene quando si finisce un gioco. Non è la prima volta che ve lo dico, ve l'ho detto anche per altre serie. Sono giochi che comunque ti entrano veramente dentro e ti segnano in un modo o nell'altro, e quindi quando arriva il momento di dovergli dire ciao, di dovergli dire addio, fa sempre male. La volta scorsa, alla fine delle cose ragazzi, Ellie ha deciso di partire perché Tommy era andato a trovare lei e Dina proprio per parlare loro del fatto che aveva scoperto dove fosse Abby. Fatto sta che alla fine delle cose Ellie ha deciso appunto di andare, nonostante Dina le avesse chiesto di non farlo in nome appunto del loro amore, ma purtroppo ragazzi il dolore che si porta Ellie dentro è troppo più grande forse di qualsiasi altra cosa, e continua ad essere convinta del fatto che la vendetta riuscirà forse a darle pace. Credo che non possa esserci errore più grande, perché purtroppo ragazzi alla fine, anche se appunto uno dovesse riuscire a mettere in atto la propria vendetta, i propri traumi e i propri dolori restano comunque lì, e la vendetta non ti restituirà la persona che purtroppo hai perso. Quindi credo che la sua convinzione la stia portando su una strada sbagliata. Fatto sta che alla fine siamo riusciti con Ellie appunto a trovare la barca dove era Abby e a trovare degli indizi. Abby alla fine era stata appunto catturata dalle serpi, quindi un gruppo comunque di spostati, chiamiamoli così, che si trovavano nel posto dove appunto Abby era andata in insieme a Lev per cercare tracce delle luci, e quindi Ellie adesso si sta dirigendo di regola nel luogo dove Abby è tenuta prigioniera. L'ultima volta ci eravamo salutati qui dopo che eravamo riusciti a sfuggire miracolosamente, direi, appunto alle persone che erano qua in giro. Fatto sta che temo ragazzi che quest'ultimo viaggio, chiamiamolo così, non sarà assolutamente facile da affrontare, quindi cerco di essere preparata psicologicamente, anche se non lo si è mai abbastanza per certe cose. E quindi andiamo, vediamo un attimino che altro ci aspetterà. Niente di facile sicuramente, e credo proprio... Oddio... Accidenti. Che è tutta sta gente? Minchia, ma li catturano così? Muoviamoci. Ma che ci fa? Che ci fanno queste persone? Oh, mio Dio. Mamma santa, regà. L'edificio è quello là. Sembra un palazzo alto e rotondo. È proprio quello. Arrivarci sarà un casino, ragazzi, quindi... Come faccio a entrare? Stiamo pronti. Troveremo il modo di entrare sicuramente, ma sarà un casino. Quindi andiamo, vediamo intanto se qua nelle vicinanze c'è qualcosa di utile. Dell'esplosivo, la bottiglia non la posso prendere, ce l'abbiamo già. Suppongo che dovremo passare qui da qualche parte, in mezzo a sta vegetazione. No, probabilmente ciao. Qua sotto possiamo stare anche semplicemente accovacciati. Facciamo strada. Ellie pure ragazzi sta conciata proprio male, perché c'ha pure una brutta ferita. Avanti, puoi farcela ancora un po', bello. Lascialo stare, non sente niente. Diavolo, ho promesso che l'avrei fatto. Che hobby del cazzo. Scommetto che ti sei pentito di essere fuggito, Anthony. Oddio, che deve fare? Lo deve ammazzare. Ah no, lo lasciano lì attaccato. A mo' di vendetta in pratica. Va bene. Allora, non so se questo lasciarlo lì sinceramente. Tanto, oddio, c'è una vedetta là sopra. Chi l'aveva visto?
Oddio, 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 ragazzi. Sarà un gran casino. Vediamo di ficcarci qua dentro prima che ci veda qualcun altro. Bottiglia, niente. Qui ci sono. Ok, c'è niente. No, non la cambierò l'arma da mischia, ovviamente. Oddio, 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 ragazzi. C'ho un'ansia addosso che non vi potete immaginare. Devo cercare di mantenere la calma. Allora, quando questo qua si girerà, fatto sta che qua sopra pure ce n'è uno. Ok, si sta... se n'è andato dall'altra parte. E questo si sta muovendo adesso. Quindi vediamo se... oddio, chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Vediamo se riesco ad entrare senza che nessuno mi veda. Ta 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 ta. Qualcuno già mi ha visto? Spero di no. Ho preso una barretta medikit. Miracolo ha voluto, ragazzi, che entrassi senza essere vista. Quindi passiamo di qua. Ok. Facciamo attenzione. Qua dentro per ora sembra non esserci nessuno. Però comunque allerta, eh. Occhi aperti. Qua sembra essere tutto chiuso. Quindi probabilmente da fuori non ci vedrà nessuno. Per fortuna. Qua è però tutto chiuso. Come esco da qua? O devo fare un altro giro? Forse devo fare un giro diverso, ragazzi. Fatemi vedere se qua c'è qualcosa. Qua non c'è nulla. Ok, forse devo fare il giro da qua. Magari. Allora, scoccetto. Niente, tutto al massimo. Mi posso creare qualcosa. Potrei migliorarmi l'arma da mischia, visto che ci sono. Dai. Ok, perfetto. Miglioramento effettuato. Prendiamo forbicine e scoccetto. Almeno l'arma da mischia sarà un pelino più efficace. Non la cambierò adesso che l'ho migliorata. Ovviamente qui c'è dell'esplosivo, alcol al massimo, straccetti al massimo. Quindi mi state dicendo in pratica che non posso uscire da qua dentro? È questo che mi state dicendo? Che sono bella che fregata? O posso arrampicarmi qua? Non credo. Ah sì, sì, posso, posso. Oh. Il palazzo rotondo. Eccolo lì. Sì, è proprio lui. È proprio lui. Perfetto, perfetto, ragazzi. Allora, sempre con calma. Qua dentro, boh, non lo so. Stiamo attenti, anche perché erba alta qua non è che ce ne sia poi così tanta, eh. Qua c'è sempre così tanta gente. Così tanta maledetta gente, direi. Lì c'è un infetto legato. Mi chiedo se quello che stava di qua tornerà presto indietro. Lì c'è un'altra persona. Ok, oddio no. Chi è? Chi è? Chi è che mi sta vedendo? Chi è che mi... non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Fuggitivo! Non ci credo, va bene? Fermala! Vaffanculo, mannaggia te. Ok, è morto? Sì, ma tanto mi hanno scoperto tutti quanti gli altri, giusto? Hai preso? Assoreta! Ah, ho preso fuoco, che meraviglia. Cazzo. Oh, oh, oh. Ok, headshot. Ok, ok, ne è morto un altro. Ma tanto sta arrivando tutto il resto del mondo. Altro headshot. Ci piace, ci piace, ci piace. Ok. Bel respiro, con calma. Straccetti al massimo, tutto al massimo. Oddio, no, 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 no. Sta giù, sta giù, sta giù, sta giù, sta giù, sta giù. Non vorremmo farci riscoprire adesso. E questi da dove altro cazzpiterina sono usciti? Porca miseria, ragazzi. Porcaccia miseria. Ovviamente sono arrivati rinforzi. Riesco ad ammazzarlo senza che nessuno mi veda? Ce la fo? Ce la fo, ce la fo. Zitto, 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 zitto. Oh, sono nascosta, sono nascosta. Non mi rompete le scatole. Sono a riparo da tutto. Ok. Ok, lì. Quelli sono altri infetti? Sì, quello è un altro infetto. Questo non mi ha rilasciato una beneamata mazza. Là in fondo c'è qualcuno. Eccolo là. Oh shit. No, no, no. Ecco qua. Che pareva. Ok, niente. Oh, 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 calma, calma. Stiamo calmi, signori. No, vabbè, stiamo calmi, un par di ciuvoli. Sta arrivando tutto il mondo, probabilmente. Ok, a salute, sto messa ancora relativamente bene. Oddio, che ansia di tutto, raga. Che ansia di tutto. Che veramente è un guaio, un guaio. Sono troppo esposta, mi rendo perfettamente conto. Ma vabbè, che mi vedono gli infetti mi interessa poco e niente alla fine. Oddio, che ansia veramente però, eh. Ma questi sono allerta perché mi hanno scoperta? E questo è il motivo? È questo? Oddio, eccone uno. A sto punto, ragazzi, non so se fare tutto veramente allo scoperto, cioè... oddio, no. Forse sarebbe il triplo complicato, probabilmente.
Vediamo se riesco ad ammazzare questo senza che nessuno mi veda. Ce la fo, ditemi di sì. Vieni qua. Sta giù. Oddio, ce n'è un altro di là. Oddio, più di uno. Adesso mi vedrà. Prendi le forbicine però. Forbicine, le ha prese le forbicine? No. Ok. Sì. Oddio, sta venendo qua. Boni. Forse riusciamo a fare un miracolo, ragazzi. Ecco qua. È morta, cazzo. Zitti. Boni tutti. Ecco qua. Ma hanno visto praticamente tutti. Oddio, guaio terribile. Oddio, ragazzi. Ma dove cazzo è uscito questo? Sto per morire. No. Porca no, caspita miseria, mannaggia. E niente, raga, era prevedibile. Era prevedibilissimo. Ovviamente adesso devo rifare tutto. No, mi fanno ripartire da qua. Da poco prima che succedesse il macello, ok. Almeno non sono costretta veramente a rifarmi tutto quanto. Però, mannaggia, quando le cose poi, ragazzi, non vanno dritte, girano abbastanza le scatole. Oh, cioè, qua come ti muovi c'è qualcuno che ti vede, incredibile, eh? Davvero, ragazzi, non so che giro fare per evitare il delirio il più possibile. Credo che non sia tanto possibile evitare tutto, però. Freccia. Ok, ripeto, che mi vedono gli infetti mi interessa poco, tanto sono legati di regola. Scoccetto. Ok, a me quello che importa è entrare là dentro, potenzialmente. Fatto sta, allora lì dentro c'è un clicker. Io devo entrare là dentro, ragazzi. Fatemi vedere, mi azzardo a muovermi. Oddio, ce n'è più di uno. Che spettacolo meraviglioso. Questo riesco ad ucciderlo? O qualcun altro mi vede? Probabilmente qualcun altro mi vedrà. Azzardo una mossa incredibile. Ok. E fin qui ci siamo. No, non cambio la mia arma da mischia, ovviamente. Io devo entrare qua, ragazzi. Però la catena, ovviamente, non la spacco. Mi pare ovvio, sarebbe fin troppo semplice. Quindi in che modo ci posso entrare? Devo passare per forza da qua? Non lo so, ma mi sa che qua, ragazzi, non mi posso arrampicare in alcun modo. Credo. No, c'è filo spinato praticamente dappertutto, quindi niente da fare. Forse dovrò fare un giro da dentro, probabilmente. Intanto i clicker sono lì che borbottano. Proviamo ad entrare qua, ragazzi. Chi mi ha visto? Rivoltatevi le scatole. Ecco, mi ha visto? Ovviamente sì. Ecco qua, niente. Devo andare così, raga. Non riesco a fare un'azione senza che mi debbano venire a rompere le scatole. Ovviamente c'è di tutto, raga. Ci sta chiunque qua dentro. Arriva. Ok. Forse mi conviene provare a stare ferma qua. La situazione si è già calmata. È possibile che nessun altro stia venendo ad accopparmi? È possibile. Colpi pistola. Non la cambierò, ovviamente, ragazzi. Yuhu, c'è nessuno lì. Guardate che vi vedo, eh. Cioè, vi vedo. C'ho i miei sensi del ragno che vanno scoperto e che da mo'. Non so se azzardare qualcosa, ragazzi. Ok, non è morto. E niente, mi faccio sempre scoprire. Oddio, sta arrivando qualcuno. Ma porca. E niente, raga. Oddio. Oddio. Tu intanto muori, per favore. Oddio. Guai terribili. Pure tu muori e pure tu, grazie, fai un favore all'umanità. Oh! Chi è? Eccola. Sto fucile non va bene. Troppo lento! Corri! No, raga, ma che parliamo? No. No, sto per morire. Terribile. Ecco qua. 2 su 2, ragazzi. Tentativi andati di merda. Però mi fanno ripartire da qua. Anche questo è positivo, ovviamente. Niente, regà. Che cavolo. Ciao. Tra l'altro non capisco perché mi dovete. Perché mi dovete chiamare randagio. Cani randagi sarete voi. Veloce. Ok, sono riuscita a curarmi. Oddio, non appena sento i passi, aiuto.
Azzoreta. Non è morto, gli ho sparato in testa, Dio santo. E niente, adesso tanto scenderanno da sopra. Tutto un guaio di merda. È tutto un guaio di merda, va bene? Tanto di sopra pure mi stanno già aspettando, no? Da dove arriva è qua. Ok. Oh, no, 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 no. Adesso muoio di nuovo, ragazzi. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Non ho parole. No. Io sapevo che oggi non sarebbe stata facile, ragazzi, ma porca loca. Devo provare. Ce n'è una qui. Qua giù. Stavo dicendo, ad avere un approccio diverso. No, così non va, ragazzi, così non va. Così non va per niente. Questo approccio non va bene. E questo è chiaro. Può aver fallito tipo 3 volte consecutive nello stesso posto. Direi proprio che non va bene. Ok, vediamo se riesco ad ammazzare questo. Via qua, va. Via qua, via qua, via qua. Ok. Intanto uno è fuori. Tanto ce ne sono altri 30 che mi stanno aspettando. Questi sono piccoli dettagli. Proviamo ad entrare. Ok, sì, è oltre. Oddio, 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 oddio. No, 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 no. Non hai visto nulla. Vai, vai, vai. Ok, se viene di qua magari posso approfittare e provare ad ammazzarlo così. Ma non so se arriverà fin qui, ragazzi. Forse sì. Ok, ok. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Zitto. Ok, e fin qui pure ci siamo. Benissimo così. Fantastico, meraviglioso. Ce n'è un'altra che sta di là. Sta venendo di qua, ragazzi, zitti. Forse, forse riesco a fare qualche altra cosa di meraviglioso. Vediamo un po'. Ok, si è girata nel modo migliore. Grazie, cara o caro. Aspetta, forse è un caro, però vabbè. Sono dettagliucci anche questi. Perfetto. Posso provare ad andare avanti? Sembrerebbe di sì, fantastico. Quindi di regola posso provare ad andare al piano di sopra. Sempre se... Ok, sta scendendo, mi sa, ragazzi. Ok, colpi per revolver. A volte, ragazzi, veramente la fretta non aiuta. Eh no, questa è sfiga però. Se scendono in due è proprio iella. Bisogna vedere se l'altra andrà di sopra o... No, sta arrivando di qua, ragazzi. Zitto. Ecco, niente, mi ha visto l'altra. Che palle enormi. E dai, oh, oh, oh. Ma perché gli sparo in testa e non muoiono? Con calma, cioè non appena danno l'allarme, regà, Oddio, no. E no! Sto per morire. E Soreta! Sto per morire! Ce la faccio a curarmi? Dimmi di sì. Dimmi di sì! Mannaggia tutto! Spara! Non ho più colpi, porca miseria, porca miseria. Non soffro, no, no, no. Non sono intenzionata a morire di nuovo. No, vieni, mannaggia te. Dio. Mamma santa, regà. Mamma santa. Oh, uno prova a fare le cose per bene e poi va tutto a merda, oddio. Eccoti lì, chi? Mannaggia la miseria, quanti altri ce ne devono stare? Che non c'ho manco più colpi, regà, non vorrei dire, ma non c'ho quasi più nulla. Tanto, cioè, questi pure che non rilasciano una minchia. Non hanno rilasciato una mazza, ragazzi. Benissimo, davvero benissimo. Qua dentro, ok, barretta medikit e barretta medikit, perfetto. Qua dentro che abbiamo? Allora, colpi per pistola, colpi per revolver, colpi per fucile, colpo per fucile. Perfetto, va bene, dai. Allora, direi di ricaricare un attimino, anche se appunto le munizioni a nostra disposizione sono in ogni caso ben poche, ragazzi. Quindi devo davvero pregare il cielo che vada tutto per il meglio, anche se non è facile. Niente, c'aveva sto fucile qua di cui ho colpi al massimo, ovviamente. Va bene, respiro profondo. Mi chiedo se qualcun altro ci aspetta di qua. O se avremo per un attimo campo libero. Colpo per revolver e foglietto. Cosa dice il foglietto? Leggiamo. Jenny, ti mando del manzo, dei pompelmi e delle patate che ho appena ricevuto. Catturare quei randaggi ha pagato. Il raccolto non è mai stato migliore da quando siamo qui. Assicurati che mamma riceva le parti più grasse. Era troppo deperita l'ultima volta che l'ho vista. Pat. Quindi praticamente questi ragazzi catturano la gente. Colpo per fucile, colpo per revolver. Per farci che cosa? Cioè per sfruttarli in qualche modo? O robe del genere? Forse, non lo so. Di norma sono pronta per provare ad andare avanti.
avanti. Vediamo un attimino, ragazzi, di qua se c'è qualcosa di utile. Non c'è una mazza. E vediamo. Allora, è di là che devo entrare, quindi mi basta passare di qua. Di regola, no? Sì, ho oltrepassato il cancello, infatti. Però sicuramente di qua la situazione non sarà altrettanto semplice. Altrettanto semplice, cioè sarà altrettanto difficile, semmai. Cosa è successo? Non lo so. Sarà stato un randaggio del cazzo. Ecco. Merda. Hanno scoperto. Dividiamoci alla torre. E te pareva? Già hanno scoperto tutto. Vediamo se riesco. Ecco, ad ammazzare questo in fretta e furia. Veloce, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, stai nascosto. Ecco fatto, perfetto. Meno male, meno male, meno male. Pure questa ci è andata bene. Colpi per pistola al massimo, ovviamente. Proviamo ad entrare, ragazzi. Colpo revolver. Proviamo. Ah, oddio, ce n'è uno lì che è fermo come un palo, ovviamente. Quindi mi sa che di qua non se ne parla ad entrare. Chi altro c'è? Ok, ce n'è uno qua. Oddio, che è? No, raga, sono dappertutto, dai. Niente, niente. Cioè, un macello. Pronto! Niente, intanto non muoiono, pure se provi a fare headshot, comunque non muoiono. Assore da mamma pure. Niente, va sempre di merda. Sempre di merda, deve andare tutto. Ok, se volete provare ad avvicinarvi mi fate forse un gran favore. Ok, prossimo. Vai, oh, assore da mamma. Che palle, ragazzi. L'episodio di oggi sarà questo. Praticamente cercare di far fuori tutta questa gentaglia. Ah, qua già mi avevano scoperto. Meraviglioso, davvero meraviglioso. Tutto meraviglioso, guarda. Facciamo così, scusa. No, volevo lanciare questa. Ecco, direttamente. Facciamo pure prima. Usiamo pure le molotov, ragazzi, visto che ci siamo. Usiamo un'altra molotov, dite? Sì, direttamente, guarda. Mi fate un favore pure così. Questo non è morto, ovviamente. Adesso sì. Sopra. Ok, niente. Ehi, chi altro c'è? È là più lontano. Aspetta. Faccio io. Oh, no. Fai te, merdaccia, tieni. Direttamente. Ok, chi altro? Chi altro si vuole avvicinare? Che non voglio aspettare tutto il giorno. La madonna, quanta gente. Quanta gente. Quanta gente, quanta, dico io. Ah no, con calma, Ellie, ricarica pure. Intanto il tipo ci può tranquillamente ammazzare. Che meraviglia. Niente, sempre tutto di merda. Dio santissimo. Deve andare sempre tutto malissimo. Come al solito. Che palle immense. Ecco fatto. Allora, con questi ho finito. I colpi perlomeno intendo. È morto e ancora... No, ancora vivo. Niente, raga. Gli devi sparare al minimo 5 colpi. Qualcun altro che ci aspetta? Ok, per ora qui sembra di no, ragazzi. Ma sono guai grossi. Proprio una stazionaccia. Proprio pessima. Intanto cerchiamo di recuperare qualche colpo dai cadaveri. Sempre se me ne lasciano qualcuno. Uno alla volta, come sempre. Non cambierò l'arma da mischia ancora. Ok, 8 colpi per fucile. C'ho sto fucile al massimo, ma è il più scomodo, ragazzi, perché per ricaricarlo ci vuole la mano di Dio. E va bene, vado. Sti prigionieri. Ok, altri colpi per fucile, meraviglioso. Proviamo a cambiare arma. Prenderò questo per ora. E vediamo un po' che cosa ci aspetta. Allora, forbicine, esplosivo al massimo. Potrei provare ad usare anche le bombe, adesso che ci penso. Molotov subito. Un'altra, che sempre sono comode, ragazzi. E di qua c'è qualcosa? No, non c'è una mazza. Perfetto, proviamo ad avanzare. Un colpo per pistola. E alcol. Bottiglia al massimo. Qua non c'è altro. Andiamo. Andiamo un po'. Ok, qua ci danno qualcosina. Un colpo, due colpi. Niente di che. Niente di pazzesco, di incredibile. Però vabbè, ci accontentiamo. Qua c'è niente, sembrerebbe di no. E quindi per andare avanti, ok, scendiamo di qua. Una pessima sensazione, ragazzi. Pessima, proprio pessima. Ok, un altro respiro profondo. Andiamo. La domanda cruciale appunto adesso è: dove stanno sti prigionieri? Che raga, addentrarsi in un posto del genere senza manco sapere dove andare non è proprio la cosa più bella del mondo. Ma non abbiamo altra scelta, ovviamente. Andiamo di qua.
Oh! Dove c'ho la ferita? Ah! Uccidi la cazzo! Pronta! Ho preso le chiavi! Apri la porta! I fucili! Dov'è Abby? Ok, coraggio, andiamo! Ehi, fermi! Dov'è Abby? L'hanno morsa! Indietro! Ehi, ammassa quella cazzo di arma! Ehi! Ehi, Abby è scappata. È giù ai pali. Ai pali? Scendi in spiaggia. Non puoi sbagliare. Tanto sarà già morta. È stata morsa. Siamo. Quindi ci va a finire tutto sto viaggio? Per niente pure. Perché magari arrivi e quella già si è trasformata. Quindi, cioè, non si rende manco più conto di niente. È terribile. È terribile, ragazzi, sta cosa. Sto gioco è sempre capace di stupirmi. Tra l'altro Ellie, ragazzi, è in una condizione pessima, ferita e tutto il resto, ormai allo stremo delle forze anche. Delle forze anche. Abby. Andiamo. Bisogna appunto vedere pure se la si trova ancora viva o ancora cosciente. Ok, direi di darci una mossa perché non vorrei essere lì. Ok, almeno ci daranno una mano da quel punto di vista. I prigionieri. Poracci. Ah. Ah, cavolo. Ha ripreso a sanguinare. Cazzo. Mamma mia, raga. Alla spiaggia. Oddio. Già preso un po' di tutto. Oh. Oddio, raga. Alla spiaggia, ci siamo? Ci siamo. Oddio, raga, mi sa che siamo quasi alla fine, ormai. Credo che siamo vicini all'epilogo di questa storia. Sei tu. Oddio, come si è ridotta, raga. Ti aiuto. Le barche sono di qua. Oddio, raga. Oddio. Che situazione orrenda.
Cioè, allo stremo della propria vita, tutte e due. Eppure Lev, poverino. Ha detto che era stata morsa. Non puoi andartene. Non intendo farlo. No. Non voglio combattere. Devi invece. Lui non c'entra. C'entra per colpa tua. Mamma mia.
Ah. Oddio. Oh! Oh, porca vacca. Non pensavo si potesse morire. Cioè, nel senso che si arrivasse a farsi ammazzare. Pensavo che a un certo punto ci sarebbe stata una cazzina. Porca vacca. Oh. E Kelly non va a segno. Cioè, non... non va a segno, è inutile, ragazzi. Ok, ok. Ok, forse bisogna tipo farla stancare. Non vado oltre, ok. È così, ragazzi, atroce sta cosa. Non sto parlando molto, ragazzi, ma sapete perché. In certi momenti non c'è niente da dire. Male, uffa. Portalo via. Ne parliamo fra un attimo, ragazzi. Facciamo rientrare Ellie a casa. E poi ne parliamo. Thank you.
mattina se n'è andata. Da un lato era prevedibile, ragazzi. Ho portato via tutto quello che potevo portare via. Qua c'era la nostra roba. Ho lasciato tutto qua. Senza due dita. Cosa bevi? Caffè. Dove l'hai preso? Da quei tizi della settimana scorsa. Ah. Oh. Non ho il coraggio di dirti con cosa l'ho scambiato, ma... non è male. Potevo gestirlo io, Seth. Sì, lo so. E smettila di tormentare Jesse per le mie pattuglie. Ok. Dina. È la tua fidanzata? No. No, lei è stato solo un bacio. Non significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace. Sono una stupida. Senti, io non lo so che intenzioni abbia quella ragazza, ma... so che sarebbe fortunata ad avere te. Sei proprio uno stronzo. Non sto cercando... Sarei dovuta morire in quell'ospedale. La mia vita avrebbe avuto un cazzo di senso. Però tu me l'hai impedito. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso.
Non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Ci spero. Si vede in giro. Certo. Beh ragazzi, visto che quello di oggi è stato l'ultimo episodio di questa serie su questo incredibile gioco, direi che vi lancio una sfida di riuscire a raggiungere i 100 like ragazzi, perché questo finale e questo gioco se lo meritano, assolutamente. Che dire, posso dirvi che sono stata felicissima, veramente felicissima di rigiocare questo gioco perché, come avevo detto inizio serie, io lo avevo giocato soltanto una volta al lancio, quindi la bellezza di 3 anni fa, ormai quasi 4 anni fa. E l'ho giocato in un periodo non molto tranquillo della mia vita, quindi non ho potuto neanche comprenderlo fino in fondo, infatti così non era stato ragazzi. Adesso che l'ho rigiocato posso dire di averlo compreso fino in fondo e di averlo apprezzato fino in fondo, perché giochi come questo ragazzi veramente non se ne trovano tanto spesso, giochi con una profondità simile, perché veramente ragazzi, come è successo alla fine della serie sul primo The Last of Us, anche in questo esatto momento mi ritrovo nella condizione di dire che su certe scelte, su certi argomenti si potrebbe stare a discutere veramente per ore probabilmente, e alla fine del primo The Last of Us si poteva stare a discutere della scelta di Joel di portare via Ellie a dispetto della sua discelta, ok? Quindi esattamente come nel primo, ragazzi, anche alla fine di questa parte 2 si potrebbe stare a discutere per ore della scelta di Ellie alla fine di non uccidere Abby, perché sicuramente magari ragazzi il desiderio di vederla soffrire era comunque grande, no? Anche per i videogiocatori comunque, cioè si crea inizio game ragazzi una situazione che ti porta veramente ad odiare quel personaggio. Fatto sta che quelli della Naughty Dog hanno detto: guarda, noi ti mettiamo alla prova, ti facciamo giocare anche nei suoi panni, bla bla bla, ti facciamo vivere la sua storia, anche il dramma
che lei ha vissuto. E quindi poi tiri tu le somme, ok? Perché qua sta poi al videogiocatore tirare le somme. Anche perché poi, ragazzi, la reazione a certe cose è sempre soggettiva. C'è chi, per esempio, magari probabilmente non l'ha perdonata. Cioè, qua non si tratta di perdonare, ragazzi. Si tratta di provare a mettersi nei panni dell'altra persona, no? Delle altre persone. E sicuramente ci saranno i videogiocatori che comunque, alla fine di tutto, avrebbero voluto vederla morire, probabilmente. E da un lato potrei essere anche d'accordo con loro, però se si cerca di fare un lavoro più profondo di empatia, ragazzi, si cerca di andare al di là, poi si può comprendere un pochettino la scelta di Ellie. Anche perché, ragazzi, anche se l'avesse uccisa, alla fine si sarebbe ritrovata nella stessa identica condizione lei. Perché l'abbiamo detto, comunque la vendetta, ragazzi, fondamentalmente non ti cambia quello che hai dentro, no? Perché purtroppo quella persona l'hai perduta per sempre. E il punto principale è che Ellie non si è mai forse perdonata di non aver mai perdonato Joel, probabilmente. Quindi è questo che forse la tormenta, il fatto che l'ultima conversazione che hanno avuto sia stata comunque dura da parte sua, perché gli ha detto: sei stato uno stronzo perché io volevo morire lì quel giorno e tu non me l'hai permesso, sei stato un egoista, hai scelto per conto tuo non tenendo in conto di quello che volevo io. Quindi lei comunque è sempre stata arrabbiata dal momento in cui l'ha scoperto con lui per questo. E quindi forse dopo averlo perso, quindi una volta che perdi, ragazzi, una volta che perdi qualcosa, qualcuno, ti rendi conto dell'importanza di quel qualcosa, di quel qualcuno. Quindi forse dopo averlo perso lei si è resa conto che magari avrebbe potuto essere meno dura, avrebbe potuto cercare di comprenderlo un po' di più, di fare un lavoro di empatia con lui, ok? Perché, ragazzi, il problema di fondo attorno a cui ruota tutto, secondo me, è proprio quello dell'empatia, chiamiamolo problema. Un problema sì, perché comunque tante persone, ragazzi, non riescono a fare questo lavoro di empatia. E quindi purtroppo questa cosa a volte ci porta a fare degli errori e a trattare magari le altre persone in un modo in cui non se lo meriterebbero. E quindi forse lei si è resa conto di questo dopo che l'ha perso per sempre, che avrebbe potuto cercare di comprenderlo un po' di più, perché lui l'aveva fatto per amor suo, perché la amava fondamentalmente, no? Da padre, chiaramente. E quindi avrebbe potuto cercare di capirlo, ma non l'ha fatto, e quindi è una cosa che la tormenterà per sempre, comunque, secondo me. Una cosa che si porterà sempre dietro. Poi, ragazzi, il fatto di fare delle scelte che hanno delle conseguenze. Ha scelto di andare via, Dina, giustamente, se n'è andata. Perché ha detto, hai scelto di inseguire l'idea di sta vendetta, che comunque è inutile, che comunque ti porterà probabilmente anche a morire, piuttosto che invece cercare di vivere una vita, la vita che ti è stata permessa, diciamo così, e di vivere con me una vita serena, quanto più serena possibile. E quindi, ragazzi, le scelte hanno sempre delle conseguenze. Quindi, ragazzi, io alzo le mani e dico che giocone. E adesso non mi voglio soffermare tanto sul lato tecnico, lo sapete che di solito lo faccio, e dal punto di vista tecnico comunque, ragazzi, sto gioco è una bomba, è fantastico, da tutti i punti di vista, da ogni punto di vista. Quindi non mi perderò troppo in parole per questa cosa, dico giocone per tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, ragazzi, per tutto l'aspetto emotivo e di lavoro che hanno fatto veramente sulla trama e sulla scrittura dei personaggi e di tutto il resto, ragazzi. Un gioco che secondo me chiunque dovrebbe giocare, sia il primo ovviamente che il secondo. So che forse a diverse persone questo gioco non è piaciuto proprio per la scelta che ha fatto la Naughty Dog di immettere anche Abby, no, come personaggio, eccetera eccetera. Però lì veramente, ragazzi, ci sta a fare questo lavoro di cercare di andare oltre, ok? E non è una cosa tanto semplice, ma io apprezzo tantissimo tutto quello che ha fatto Naughty Dog con questo gioco. Lo apprezzo profondamente e dovrebbe farci riflettere comunque. Dovrebbe farci riflettere tanto. Allora, ragazzi, io stavo ancora aspettando che finiscano i titoli di coda, ma credo che comunque alla fine
di questi non ci sarà niente di segreto, diciamo così, da scoprire. Io credo di aver detto tutto quello che penso di questo gioco, tutto quello che questo gioco mi ha trasmesso, veramente tantissimo. Ovviamente, ragazzi, come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Voglio sapere assolutamente tutto quello che pensate di questo gioco, quello che pensate di questo finale. Voi cosa avreste fatto? Come avete preso appunto la scelta di Ellie? E cosa ve ne è parso appunto del gioco in generale, ragazzi? Ok, ecco la fine dei titoli di coda. Adesso suppongo ci riporti al menu principale e cambia il menu, perché all'inizio c'era la barca, ragazzi, nell'acqua, proprio la scena, no, finale in cui Abby e Ellie si scontrano. Quindi adesso ci fanno vedere questo cielo molto più sereno. Io la scena finale, ragazzi, l'inquadratura finale, insomma, cioè lei che lascia la chitarra appoggiata alla finestra e va via. Quella chitarra gliel'aveva regalata Joel. Io credo che stia a simboleggiare il fatto che Ellie, da quel momento in avanti, avrebbe cercato di lasciarsi tutto alle spalle. Ovviamente dimenticare, ragazzi, è impossibile, però lo vedo come un ricomincio da qui. Non dimenticherò, ma ricomincio da qui, quindi riprendo a vivere, perché, ragazzi, si era tormentata fino a quel momento e alla fine si è resa conto che comunque stava facendo del male principalmente a se stessa. Quindi io lo interpreto così. Ovviamente mi aspetto anche le vostre interpretazioni. Che dire, ragazzi, è arrivato il momento di chiudere anche questa meravigliosa serie, lunghissima devo dire, ma ne è valsa davvero la pena. Io spero che vi sia piaciuta. Io ringrazio davvero di cuore tutti quelli che l'hanno sempre guardata, che l'hanno sempre sostenuta coi mi piace, coi commenti. Grazie, 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 ragazzi, come sempre, per supportare tutto questo. Quindi, che dire, questo video e questa serie terminano qui. Io vi mando un saluto, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.